Do la parola appunto all'ingegnere perché è importante la sua testimonianza in quanto l'ingegnere ha collaborato alla stesura dei piani energetici sia per la provincia di Siena anche di Firenze e quindi ci può dare anche soprattutto un riscontro a quello che ha detto Bernardo per quanto riguarda appunto quest'iter e questo modo dell'ARPAT di arrivare a dare questi dati. Purtroppo quello che ha detto Bernardo è la verità, cioè sono stati presi dei dati dalla stazione di questo piccolo paesino che non ha niente a che vedere con la realtà che abbiamo noi qui alla Torre Petrone. Buonasera a tutti e ringrazio il comitato per avermi invitato, in particolare Bernardo, Alessandro e Simone. Io più che dal punto di vista tecnico, come diceva all'inizio Alessandro, volevo un attimo ritornare sull'iter autorizzativo dell'impianto, perché in fin dei conti l'impianto è stato autorizzato, Bernardo gli ha esposte Simone prima. Volevo un attimo evidenziare alcune criticità che sulla base dell'analisi della documentazione ho potuto rilevare. So che vi farà ancora di più incrementare la vostra frustrazione, però mi serve perché vorrei anche darvi qualche suggerimento per eventualmente poter affrontare i passaggi successivi, perché c'è ancora dello spazio per analizzare meglio la questione e provare a ottenere maggiori informazioni, eventualmente a risolverla nel senso che se si dovessero rilevare delle criticità dal punto di vista dell'impatto ambientale, avete tutte le possibilità di interrompere un processo che ancora non è concluso. Tra l'altro, mia impressione, mio parere personale, ho forti dubbi, indipendentemente da quello che è stato detto, quello che succederà, che questo impianto alla fine si faccia, perché per come si diceva prima è un impianto che nasce e che è stato autorizzato esclusivamente per vendere energia elettrica, che quindi dovrebbe andare secondo il DM 6 luglio del 2012 in tariffa onnicomprensiva. Adesso il 6 luglio del 2012 traccia quella che è la situazione incentivante delle tariffe per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad eccezione del fotovoltaico, dal 2013 al 31 dicembre del 2015. Quindi se questo impianto non dovesse entrare, come credo, in rete, quindi in funzione entro il 31 dicembre del 2015, ad oggi non sappiamo quale sarà la tariffa dedicata all'energia elettrica prodotta da questo impianto, quindi probabilmente prettamente per motivi economici non sarà più conveniente realizzarlo. Quindi il problema si potrebbe risolvere indipendentemente da tutte le valutazioni ambientali, sanitarie che si stanno esponendo anche stasera. Volevo dirvi velocemente, nel mondo ideale, come avrebbe dovuto funzionare il percorso autorizzativo. Visto l'impianto di cui si sta trattando, avrebbe dovuto essere partecipato anche dalla popolazione al massimo livello, quindi avrebbe dovuto essere data tutta la pubblicità possibile e immaginabile, perché tutti voi poteste conoscere le caratteristiche dell'impianto e che cosa si stava proponendo a livello autorizzativo. Prima mia osservazione, non mi pare che tutto questo sia stato fatto, tant'è vero che vi siete resi conto di quello che è stato autorizzato con un certo ritardo. Un'altra questione, avendo seguito come coordinatore tecnico il piano energetico della provincia di Siena, quando siamo andati a valutare gli impianti a biomassa, abbiamo ragionato nel senso di dover modificare anche il piano territoriale di coordinamento della provincia di Siena. Siamo riusciti a far inserire, ovviamente con l'accordo della provincia, un articolo, un semplice articolo nel PTC, che recita più o meno così: se gli impianti a biomassa che vengono proposti, che vengono richiesti per essere autorizzati, non sono impianti di cogenerazione, in provincia di Siena non vengono autorizzati. Questo perché? Perché dal punto di vista, direi anche termodinamico, ma parliamo dal punto di vista ambientale, un impianto di questo tipo, passatemi il termine, è un massacro.
perché è uno spreco assoluto di risorse. Bruciare 18.000 tonnellate di biomassa per produrre esclusivamente energia elettrica e sperperare i due terzi di quello che viene generato, cioè l'energia termica, in atmosfera, è un assoluto spreco dal punto di vista termodinamico, dal punto di vista energetico, ed è un impatto ambientale non sostenibile, assolutamente, perché comunque è uno spreco di risorsa ed è un impatto ambientale, perché è innegabile che tutti gli impianti di produzione di energia, anche se prodotta da fonti rinnovabili, hanno un impatto ambientale. Sfido chiunque a dire che un impianto eolico, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico non abbia un impatto ambientale. In questo caso anche questo impianto non sfugge alla regola, ha un impatto ambientale più o meno evidente rispetto ad altri impianti, e per questo eventualmente, fermo restando tutte le considerazioni che si possono fare sulla valenza o meno dell'iniziativa, dell'impatto, della scelta del luogo e delle emissioni, avrebbe dovuto come minimo essere pensato in assetto cogenerativo e non certamente solo ed esclusivamente per la vendita, produzione e vendita di energia elettrica. Altra criticità che ho osservato, verificato leggendo la documentazione: l'approvvigionamento della biomassa, indipendentemente dal raggio 35, 70, 100 o anche 5 km. Questo impianto sembra essere calato dall'alto e sembra che intorno non ci sia nulla, nel senso che non ci sono altri utilizzi della biomassa che loro vogliono utilizzare per alimentare l'impianto. E la prima criticità è questa, sicuramente questa. Io non credo, almeno sulla base di quello che ho potuto leggere, che ci sia tutta questa disponibilità di biomassa per alimentare l'impianto. Poi ci ritorno, perché dobbiamo anche un attimo ragionare del secondo impianto che attualmente è in fase di autorizzazione ambientale. Altra criticità, le emissioni inquinanti. Anche qui, indipendentemente dai risultati, prima fase, prima conferenza dei servizi, l'ARPAT, se mi sbaglio correggetemi perché sicuramente conoscete l'iter meglio di me, prima conferenza dei servizi l'ARPAT chiede un'integrazione alla proponente e chiede di realizzare uno studio che verifichi la diffusione degli inquinanti in atmosfera. Seconda richiesta di integrazioni dell'ARPAT, perché questo studio è stato fatto ma non è stato realizzato in maniera approfondita, o perché sono stati omessi gli inquinanti, o perché le ipotesi di partenza non erano corrette. Siamo arrivati al punto in cui l'ARPAT, io direi in maniera piuttosto anomala, perché onestamente qualche iter autorizzativo l'ho seguito sia lato proponente che lato valutante, passatemi il termine. Onestamente non mi è mai capitato che davanti a delle carenze e a delle iterate richieste di integrazioni il proponente, uno degli enti competenti, si facesse da solo uno studio, una valutazione. Non esiste. Da questo punto, almeno anche qui, non mi pare che sia tanto corretto. Altra criticità che ho notato è quella del consumo di acqua. Comunque questo è un impianto che consuma acqua, e comunque è un impianto che utilizza acqua per lavare, per bagnare. Non si capisce né quanta acqua serva, si sa solo a cosa serve, ma non si capisce quanta ne serva, da dove venga recuperata e dove vada a finire. Anche qui diciamo che c'è stato un po' di superficialità nella fase di verifica e di valutazione dell'impianto. Fermo restando tutto ciò, l'impianto è stato autorizzato, ci sono delle prescrizioni. Una delle prescrizioni è proprio quella indicata dalla provincia di indicare, prima di iniziare a realizzare l'impianto, di riportare agli enti competenti i contratti per l'approvvigionamento della biomassa. Bello, sì, interessante, ma per quanti anni? Non si sa. Quindi io potrei portare tranquillamente un contratto di durata un anno e la provincia potrebbe non dirmi nulla. Il rischio qual è? Che fra un anno e sei mesi non ho più biomassa, la biomassa diventa economicamente non sostenibile e ho realizzato un impianto che comunque, anche se non funzionante ma presente, ha un suo impatto ambientale, lo tengo lì, non funzionante, quindi ve lo ritrovate sul vostro territorio. Altro problema. A questo punto
cosa fare? Avete un'opportunità vi è data dal fatto che in questo momento è in fase di autorizzazione unica un secondo impianto, che è l'impianto che dovrebbe sorgere in adiacenza a quello a biomassa per la produzione del pellet. Anche qui, piccola premessa, questo impianto è stato proposto come se non esistesse nemmeno quello a fianco a biomassa dal punto di vista dell'approvvigionamento. Non si capisce come facciano, già il primo non si capisce come faccia a coesistere con gli altri che già esistono, altri impianti simili, ma anche sfruttamento della biomassa che c'è sul vostro territorio. Ne calano dall'alto un altro che consuma biomassa e non è stato considerato neanche in questo caso da dove viene reperita questa biomassa. Quindi già solo i due impianti sarebbero incompatibili dal punto di vista dell'approvvigionamento, sarebbero incompatibili dal punto di vista delle emissioni inquinanti. Già questo, il secondo, da solo, se non ricordo male, ha delle emissioni inquinanti fuori dai limiti normativi, già quello di produzione del pellet. Quindi c'è una serie di incongruenze, poi dopo il professore ce ne dirà altre, la dottoressa ce ne dirà altre ancora. Però avete l'opportunità, visto che adesso potete incidere sull'iter autorizzativo, di far verificare tutta una serie di situazioni, di impatti, che nella fase della prima procedura autorizzativa non sono state affrontate. Anche qui, indipendentemente da quelli che saranno i risultati, però avete la possibilità di conoscere, di incidere, di valutare ed eventualmente di bloccare sia il primo che il secondo impianto, e lo potete fare tranquillamente perché nel vostro diritto. Dovesse essere, adesso nella peggiore, nella migliore delle ipotesi, non voglio entrare nel merito, autorizzato anche il secondo impianto, potreste anche fare ricorso al TAR tranquillamente. Se volete portare avanti le vostre ragioni, adesso è il momento di farlo, fatelo. Se non siete convinti di quello che viene proposto a livello di impatto sul vostro territorio, ma fatelo adesso, perché poi dovesse finire anche la seconda procedura, ripeto, secondo me questi impianti non si faranno. Però dovesse concludersi positivamente anche la seconda procedura e dovessero scadere anche i termini del TAR o del ricorso al Presidente della Repubblica, non avreste più la possibilità di opporvi. Quindi comunque gli spazi ci sono, i vostri dubbi sono tutti dubbi legittimi. Io vi ho esposto solo quelli che ho dal punto di vista dell'iter autorizzativo, che però sono anche degli impatti ambientali che in alcuni casi non sono sostenibili. Quindi il suggerimento è state addosso sia agli enti che al proponente, perché adesso è il momento di verificare se tutto quello che è stato fatto e che sta per essere affrontato a livello autorizzativo viene fatto nella maniera corretta. Poi magari mi verrà in mente qualche altro dettaglio, al limite intervengo e ve lo dico, però insomma state veramente con gli occhi aperti, e se mai l'impianto dovesse essere realizzato, ripeto, con i dubbi, stateci comunque ancora più addosso, perché poi questi impianti dal punto di vista della gestione e della manutenzione nel mondo ideale dovrebbero funzionare in una certa maniera, nel mondo reale italiano poi purtroppo funzionano in un'altra. Quindi comunque verificate bene quello che eventualmente dovesse essere l'atteggiamento del proponente in fase di gestione e di valutazione e di manutenzione dell'impianto. Grazie.